Terremoto Rieti, ad Eboli, centro di raccolta, al Berlinguer Lab. Battipaglia, donna investita. Trasporto scolastico, via libera dalla giunta francese. Montecorvino Pugliano, ratificato il dissesto. Santa Cecilia, lite tra extracomunitari, uno è grave. Battipagliese, domani amichevole contro la Murese. Albanella, quarta edizione, giornata per la vita e per Vito. Campagna Village, pronti al via. Si è mobilitato immediatamente il territorio della Piana del Sele per dare una mano ai cittadini colpiti dal terremoto di Rieti. L'esigenza è quella di raccogliere generi di prima necessità da inviare sul luogo del disastro. Si ha bisogno di tutto: viveri, vestiario, coperte, lenzuola, medicinali, giocattoli e quant'altro possa essere utile per le zone colpite dal sisma. Il centro raccolta è organizzato dal Berlinguer Lab. Dalle ore 17 è possibile portare tutto quanto si ha desiderio di donare, in via Umberto Nobile numero 33 ad Eboli. Sarà poi il Berlinguer Lab ad occuparsi dello smistamento e di far sì che tutto arrivi a destinazione. Un'auto pirata ha investito una donna in località Spineta di Battipaglia. La notizia è stata lanciata dall'Occhio di Salerno. La vittima era in sella alla sua bici quando all'improvviso è stata travolta da una vettura che è fuggita via senza lasciare tracce. Alcuni passanti hanno immediatamente allertato il 118. I sanitari hanno provveduto a trasportare la donna all'ospedale cittadino. Le forze dell'ordine hanno aperto un'indagine e stanno verificando eventuali responsabilità. Il sindaco Cecilia Francese, insieme alla giunta comunale di Battipaglia, ha varato un nuovo servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento sugli scuolabus per l'anno scolastico 2016-2017, al fine di garantire i livelli minimi di servizi. In particolare, il trasporto scolastico è stato attivato per le sole zone periferiche di Fasanara e Aversana, per gli alunni che abitano in quelle zone e che frequentano le scuole dell'infanzia ed elementari. Attivato il trasporto alunni disabili e la scuola dell'obbligo sul territorio comunale. Per ovviare alla carenza di personale per effettuare il servizio, vista l'impossibilità di utilizzare l'azienda speciale Ferrara Pignatelli in liquidazione, è stata individuata la necessità di utilizzare 4 scuolabus e altrettanti autisti dipendenti del comune. In aggiunta si è fatto ricorso per gli accompagnatori a 4 unità di personale comunale di categoria A. Al termine della seduta del Consiglio Comunale, tenutasi l'altra sera, l'amministrazione di Montecorvino Pugliano ha ratificato il dissesto finanziario dell'ente. Il CRAC comporterà il commissariamento della gestione finanziaria del comune e di fatto rappresenta una netta paralisi delle attività di spesa. Secondo il primo cittadino Lamberti, ci sarebbero iniziative che smarcherebbero l'amministrazione dai problemi derivanti il commissariamento. Nei suoi piani c'è il villaggio sportivo e i fondi sull'ambiente da investire su Colle Barone. Secondo l'opposizione, però, Lamberti si sarebbe trovato in queste condizioni perché non aveva concluso le procedure di vendita dei beni confiscati avviati dalla nostra amministrazione. Questi sono gli sprazzi dell'arringa presentata dall'ex primo cittadino Domenico Di Giorgio. Con il dissesto e le tassazioni saranno al massimo, non sarà possibile accedere a mutui né a finanziamenti europei. Ancora una notte di sangue a Santa Cecilia in via della Piana. Un litigio tra due stranieri è sfociato in una colluttazione con il ferimento allo stomaco di uno dei due. La lite è stata segnalata alle forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno immediatamente trasportato il ferito in ospedale. Un 27enne, Omar Essunaini, è in rianimazione, prognosi riservata. Preoccupazione da parte dei politici locali. Il capogruppo dell'UTC, Giuseppe Labrocca, lancia un appello al prefetto. Questa è terra di nessuno, abbiamo chiesto più uomini e controlli. Intanto il comandante dei carabinieri, Alessandro Cisternino, ha confermato l'arresto dell'extracomunitario accusato di tentato omicidio nei confronti del connazionale, che continua a versare in gravi condizioni all'ospedale di Eboli. L'arresto è stato eseguito dalla stazione dei carabinieri di Santa Cecilia ed il NORM. Tutto pronto per l'amichevole che la Battipagliese 1929 disputerà domani 25 agosto contro la Murese.
formazione che milita nel campionato di eccellenza lucana. La gara si terrà presso il campo sportivo di Muro Lucano alle 19. Il tecnico bianconero Carlo Graziani per questo match amichevole ha effettuato le seguenti convocazioni: Prima Dei, De Luca, Fariello, Pastore, Criscuolo, Di Stefano, Pozzolu, Ragione, Izzo, Vitiello, Giannattasio, Maiano, Guerrera, Cascone, Garofalo, Rago, Campione dell'Arciprete, Iaia, Lauro e Maiese. Il 26 agosto, a partire dalle ore 16, in piazza San Cesario, a Borgo San Cesario, frazione di Albanella, la giornata per la vita e per Vito. È giunta la quarta edizione, la manifestazione simbolo dell'Associazione di Volontariato La Panchina, guidata con passione dalla presidente Emilia Verderame, mamma del piccolo Vito. La giornata è dedicata a Vito Volonnino, prematuramente scomparso il 14 marzo 2013 a seguito di un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava in palestra. Lo scopo è, come sempre, quello di sensibilizzare, di raccogliere fondi da utilizzare per la creazione di una rete capillare di punti di emergenza di defibrillatori automatici. Quest'anno lo scopo è di acquistare defibrillatori per i comuni di Laurino e Piaggine. Tante le novità in programma nella festa: laboratori di pittura a cura di Alessia Boccuto, dell'associazione L'Altra Storia di San Pietro Altenagro e dell'associazione L'Argonauta di Altavilla Silentina. Nel pomeriggio, a cura della ludoteca Patatrack, divertimento con il face painting, ed in serata i gonfiabili e del clown Gustavo. Alle ore 21 il concerto per la vita. Ad introdurre la serata musicale ci penserà la corale Chiesa Santa Maria de Nives di Borgo Cariglia, poi il cantautore Marco Bruno e Inamarà. E a concludere la grande cantautrice italiana Mariella Nava. Countdown per il Campagna Village, l'evento di fine estate. Il taglio del nastro è previsto per venerdì 26 agosto alle 17 con ingresso free e durerà fino al 28 agosto in Piazza Mercato al quadrivio di Campagna. Questa è la quarta edizione che si snoderà tra sport, musica, cultura, convegni, intrattenimento e sagra del Cavatiello. L'ideatore e direttore artistico Alfonso Paoletta ha sottolineato: questa quarta edizione rappresenta una svolta importante in quanto le nostre attività si concentrano ulteriormente sui giovanissimi. Un momento di condivisione, di aggregazione, di festa, di divertimento, incentrato quasi totalmente sui bambini e le loro famiglie. Questo è il target anche per la quarta edizione della manifestazione, che avrà luogo dal 26 al 28 agosto in Piazza Mercato. Per 3 giorni i bambini e le famiglie saranno assoluti protagonisti delle attività del Campagna Village. Come ogni anno, tutte le attività sono pensate per i bambini e per le loro famiglie. I cookie show, le degustazioni, i momenti ludici, i tornei sportivi, i convegni, tutto è stato pensato per loro. Le novità di quest'anno prevedono 15 games, paintball, tiro con l'arco ed a segno, campi di beach volley e soccer, street soccer, calcio balilla umano, arrampicata, baby pesca, agility dog, bike trial, passeggiata a cavallo, l'arrampicata con ponte tibetano, esibizioni, spettacoli dal vivo con artisti di strada. Evento nell'evento, la sagra del Cavatiello nell'area food. E poi grandi novità con i laboratori della gelateria e, sempre per i più piccini, laboratori per la preparazione della pizza e della mozzarella. A presentare i contest denominati Dolcezze in Village con Molini Pizzuti e Centrale del Latte e il secondo contest con il nome Sport Art, il direttore artistico Alfonso Paoletta e la giornalista Maria Rosaria Sica.